Ora, dato che questa non è la prima volta che registro il video, ci ho già provato una volta, ma ho dovuto rinunciare perché la prima volta mi stavo un po' troppo incasinando e perdendo in tutte le possibilità che mi venivano in mente per portare avanti la storia. Qui, per rendere il tutto un po' più comprensibile, credo che inizierò dicendovi la timeline di film che ho immaginato io. Sia chiaro che io per timeline di film non intendo la successione degli eventi, ma l'ordine di uscita dei film che io ho immaginato per questo reboot. Ora, il primo ovviamente è Bumblebee, ma questo lo sappiamo, è già uscito, è quello da cui dovrebbe partire tutto. Secondo film, Optimus Prime, Fuga da Cybertron, l'ho detto prima. Terzo film, The Transformers 1, diciamo così in assenza di un titolo migliore che mi venga in mente. Poi dopo, un film sui Dinobot, sì, sui Dinobot, e poi The Transformers 2 e The Transformers 3. Questa è più o meno la timeline di film che mi sono costruito io nella mia testa per questo eventuale reboot dei Transformers. Se vi vengono in mente altre cose, ditemele pure nei commenti. Oltretutto bisogna anche considerare una cosa, io non è che mi sia scritta proprio la trama precisa di tutta questa serie. Per alcune cose sarò più preciso, per altre mi limiterò a fornire qualche spunto, qualcosa che mi piacerebbe vedere. Poi se vi va di, diciamo, arricchire questa visione con suggerimenti, perché no, scrivetemelo tranquillamente nei commenti. E detto questo, appunto, partiamo parlando di cosa mi piacerebbe, cosa mi aspetterei, cosa farei io per lo spin-off, appunto, su Optimus Prime. La trama di base l'ho già spiegata. Partiamo dall'inizio di Bumblebee, vediamo Optimus Prime venire catturato e poi lui dovrà fuggire, appunto, arrivare sulla Terra. Ora, innanzitutto una cosa che Bumblebee ci ha suggerito, un possibile sviluppo che potrebbe esserci stato suggerito da Bumblebee. Durante il prologo, quando vediamo all'inizio gli Autobot nella scena, una delle scene che più ha gasato i fan dei Transformers, uno di questi Autobot afferma di aver perso contatto con la capitale, il che significa che quella lotta non si sta svolgendo appunto nella capitale degli Autobot, che dovrebbe essere Iacon. Ora, viene da chiedersi perché Optimus Prime, il leader degli Autobot, non è alla capitale? Ci sono varie spiegazioni che potremmo dare e quella che io preferisco sostanzialmente è che Optimus Prime sia il leader degli Autobot, ma non il leader di Cybertron, nel senso che io mi immagino che Cybertron possa essere governato da una qualche istituzione tipo un alto consiglio, che abbiamo già visto ad esempio nel videogioco La battaglia per Cybertron, in cui appunto c'è il consiglio supremo del pianeta, mentre Optimus sia più il leader degli Autobot, che sono una sorta di polizia di Cybertron, quasi dei combattenti per la libertà, più che effettivamente. Cioè, Optimus non è un politico vero e proprio, è più una cosa alla, per intenderci, Harry Potter. Dopo gli avvenimenti dei Sette Romanzi, si dice che è diventato il capo degli Auror, non il ministro della magia. Quello è un ruolo dato a Hermione, ecco. Optimus me lo immagino con una carica del genere, perché effettivamente, se ci pensate bene, Optimus è troppo puro d'animo per poter fare efficacemente il politico, che un minimo si deve sempre sporcare le mani. Lui è appunto più un uomo d'azione, uno che guida i suoi amici, i suoi compari nei combattimenti verso la libertà, quasi per usare una vera figura storica, più un Giuseppe Garibaldi, no? Che ha sempre combattuto per la libertà, ma non si è mai posto a capo effettivamente dei paesi che ha aiutato a liberare. E questo potrebbe essere interessante ai fini della storia, perché secondo me, se vogliamo usare questo spin-off come scusa, diciamo, come pretesto per ampliare un po' il passato, il background di Optimus Prime, una cosa che potrebbe essere interessante è quello di far sì che Optimus Prime venga imprigionato insieme ad un qualche Autobot che è stato suo rivale per il comando degli Autobot, che tra i due non corre a buon sangue, quindi vediamo tramite i loro scontri e tutto quanto dettagli sul passato appunto del nostro Autobot preferito, o almeno del mio Autobot preferito. Ma chi potrebbe essere questo Autobot rivale? Per quel che mi riguarda, anche in previsione di sviluppi futuri, tale Autobot non potrebbe che essere Grimlock, il leader dei Dinobot, che però in quel momento non sarebbe ancora leader dei Dinobot. Se vi ricordate, almeno un anno fa, circa un anno fa, avevo fatto un video incentrato sui videogiochi prodotti dalle Aimmune Studios, War for Cybertron e Fall of Cybertron. E in questo secondo gioco veniva fuori che i Dinobot, prima di essere i Dinobot, erano un gruppo di Autobot chiamato tipo Squadra Thunder Eureka, insomma, un nome abbastanza altisonante e un po' tamarro, che veniva catturata da Shockwave, che li sottoponeva a degli esperimenti e li trasformava appunto nei Dinobot. E secondo me,
un'idea del genere la potremmo applicare anche qui in questa nuova saga cinematografica. Optimus viene imprigionato con Grimlock, che in quel momento è ancora un Autobot normale, arrivano gli altri membri della squadra di Grimlock che gli aiutano a fuggire, e poi tramite tutto quello che succede abbiamo appunto Optimus e Grimlock e gli altri futuri Dinobot che devono combattere non Megatron ma Shockwave, perché se effettivamente quello scontro non si svolgeva nella capitale e Optimus non è il leader supremo degli Autobot, si potrebbe fare che Megatron non compare in questo film, ma deve appunto affrontare il secondo in comando, cioè Shockwave, che non è il secondo in comando ma è comunque definito il Decepticon più pericoloso dopo Megatron appunto, e quindi rimandare ad altri film l'incontro tra Optimus Prime e Megatron. E per quel che mi riguarda potremmo fare una cosa interessante, ovvero che si scopra che in questa continuity Optimus e Megatron in realtà non si sono mai scontrati, perché proprio in vista del fatto che magari Optimus è leader da poco degli Autobot, visto che non ci sono stati dati particolari in merito, si potrebbe fare, io mi sono inventato questo tipo di background, che Optimus Prime, prima di essere Optimus Prime, si chiamava Orion Pax, era un Autobot che conosceva una vita più semplice, se vi ricordate nel cartone, per chi ha visto quell'episodio in cui si scoprivano le sue origini, era una sorta di magazziniere, capomagazziniere, e io mi immagino in questo caso che lui fosse molto amico di Megatron, che un tempo era un Transformer nobile, poi decaduto a seguito di vari avvenimenti, e che quando si iniziava a sospettare che Megatron non fosse proprio perfetto, Optimus, cioè Orion Pax, lo avesse inizialmente ospitato, gli avesse dato asilo in onore della loro amicizia e della fiducia che ancora nutriva in lui, fiducia che poi è stata tradita, Orion Pax ha rischiato la morte e sono invece morti molti suoi amici, poi è sopravvissuto, è stato ricostruito come Optimus Prime, e da allora si è unito agli Autobot nella guerra contro i Decepticon, facendo carriera, ma non è mai effettivamente riuscito a incontrare Megatron, e questo quindi renderebbe ancora più emotivo un eventuale incontro futuro con Megatron, in cui appunto non solo Optimus incontrerà il peggiore di tutti i Decepticon, ma addirittura un Decepticon con cui ha un grande legame emotivo, di cui lo stesso Megatron però non è a conoscenza, perché lui crede ancora che Orion Pax sia morto. E questi dettagli potrebbero appunto venire fuori durante vari dialoghi e vari scontri verbali con Grimlock, perché dove Optimus è sì un combattente molto forte ma è comunque più di buon cuore, Grimlock invece è molto più rozzo, vecchia scuola. E tra l'altro, come ricorderete, uno dei dubbi che ci ha lasciato Bumblebee è perché Bumblebee si chiama con un codice numerico, cosa che sembra essere solo una sua caratteristica, per quei pochi altri nomi che sentiamo sono nomi classici dei Transformers. Si potrebbe spiegarlo qui dicendo appunto quello che avevo ipotizzato ai tempi del video, ovvero che i Transformers nascono, che hanno come nome il numero di serie, poi andando avanti nella loro vita si danno nomi alternativi, e magari si potrebbe fare che Grimlock, essendo un Transformer old school, creda più che solo i leader debbano avere un nome, mentre gli altri mantengono il numero di serie, quindi Grimlock si chiama Grimlock, ma i suoi accoliti si chiamano tutti ancora col numero di serie, che poi diventerà il nome da Dinobot soltanto dopo che sarà avvenuta la trasformazione. L'idea in sostanza sarebbe questa: Optimus viene catturato con Grimlock, ci sono un po' di alterchi, nel momento in cui Shockwave vuole sottoporli ai suoi pazzi esperimenti, vengono salvati dagli altri Dinobot, dagli altri futuri Dinobot, scappano, però Optimus dice no, dobbiamo tornare indietro a distruggere Shockwave, perché Optimus scopre che Shockwave sa della Terra. O meglio, non sa che Optimus ci ha mandato degli Autobot, ma l'ha scoperta per puro caso, per conto proprio. E quindi Shockwave va distrutto, perché un qualunque desertico che sappia dell'esistenza della Terra è un pericolo, perché metti che gli viene da tornare lì mentre ci sono gli Autobot, e a quel punto sarebbero veramente cazzi amari. E quindi appunto dovrebbero ritornare indietro per fermare Shockwave, ma a quel punto i Dinobot verrebbero catturati e trasformati appunto nei Dinobot e mandati a uccidere Optimus, solo che alla fine Optimus riuscirebbe a farli tornare in sé, quindi muoverebbero tutti guerra contro Shockwave, riuscendo infine a distruggerlo. So che qualcuno dirà, minchia, però ci giochiamo così un desertico come Shockwave dopo un film solo? È vero, però se ci pensate bene, se riesce a caratterizzare bene un cattivo, un personaggio, ci può anche stare che duri solo un film. In più ricordiamolo, nella G1 Shockwave era uno dei Decepticon che appariva meno, perché stando sempre su Cybertron, sulla Terra non lo vedevamo mai, e quindi in molti episodi lui non c'era, quindi ci sta che lui abbia, diciamo, una sorta di apparizione fugace soltanto, cioè un'apparizione solo
in questo film. E poi la caratterizzazione di Shockwave è freddo, non prova sentimenti, gli piace uccidere e basta. Quindi non è che necessiti di chissà quali iper approfondimenti psicologici. Diciamocelo, il problema nei film di Bay non è che appariva soltanto nel terzo film, è che anche quel film appariva pochissimo e non faceva quasi niente, mentre invece altri desertico come Lockdown e Sentinel Prime, pur apparendo in un solo film, erano caratterizzati abbastanza bene da poter dire, ma sì, dai, perché no, anche apparendo in un solo film avevano il loro carisma. Alla fine, la fine del film vedrebbe Optimus che si dirige sulla Terra, offre ai Dinobot di venire con lui, ma loro rifiutano, o per eventualmente, se decidiamo di non uccidere Shockwave, diciamo Shockwave scappa e i Dinobot dicono noi lo inseguiamo, tu vai sulla Terra e riorganizza la resistenza, oppure i Dinobot non seguono Optimus perché pur avendo imparato a rispettarlo dicono no, noi restiamo su Cybertron, continuiamo a combattere qui o comunque raduniamo eventuali altri Autobot e poi ti raggiungiamo sulla Terra. E appunto il film sui Dinobot verterebbe appunto su questo, o su loro che inseguono Shockwave per riuscire a ucciderlo, o appunto loro che cercano altri Autobot su Cybertron da portare sulla Terra. E perché mi piacerebbe una cosa del genere? Uno, i Dinobot sono perfetti per reggere uno spin-off su di loro, perché sono i Dinobot, sono robot che diventano dinosauri, sono fighi praticamente a prescindere. Credo che siano stati una delle ragioni per cui il quarto capitolo ha incassato così tanto. Cazzo, nel trailer si vedevano sti dinosauri robotici, viva tutti a vedere quel film, quindi riproporli potrebbe funzionare. E in secondo luogo, se i Dinobot nel film a loro dedicato dovessero incontrare altri Autobot da poi portare sulla Terra, sarebbe interessante, no? Sempre l'idea del crossover, vedere quegli Autobot che poi incontrerebbero quelli già apparsi sulla Terra, quelli già arrivati sulla Terra. Personalmente non mi dispiacerebbe se gli Autobot che incontrati dai Dinobot fossero Autobot appartenenti alla terza serie, alla terza stagione della serie animata, quindi Autobot come Hot Rod, Springer, Blur, Wheelie in particolare, che nel film dell'86 incontrava i Dinobot e ci faceva amicizia, quindi perché no? Anche perché ricordiamoci che un Transformer della terza serie, un Autobot della terza serie, ovvero RC, fa parte degli Autobot visti in Bumblebee, e quindi qualora lei sia già arrivata sulla Terra, sarebbe interessante poi vedere l'incontro con quelli che nel cartone sono stati i suoi compagni dopo averli presentati nel film sui Dinobot. Questo appunto è ciò che immagino a grandi linee per i due film che sarebbero totalmente animati e appunto sarebbero ambientati solo su Cybertron o comunque nello spazio, nel caso della mia idea dei Dinobot che inseguono Shockwave anziché ucciderlo nello spin-off su Optimus. Qualcuno potrebbe chiedersi, non si potrebbe fare che so che restano Autobot per tutto il film su Optimus e inseguendo Shockwave a un certo punto vengono catturati e vengono trasformati nei Dinobot? Ci avevo pensato, però secondo me se vogliamo ingolosire il pubblico per portarlo a vedere il film sui Dinobot ha più senso che vengano trasformati già durante lo spin-off su Optimus, così giusto per ingolosire appunto gli spettatori. Comunque, al di là di questo, ok, abbiamo capito cosa fare al di fuori della Terra, ma adesso sulla Terra che cosa si può fare? Innanzitutto il primo problema è come giustificare il fatto che prima o poi i Deserticon dovranno arrivare sulla Terra, perché pensateci bene, il grosso problema del fare che Optimus dice dobbiamo trovare rifugio sulla Terra è ok, ma se poi i Deserticon vi scoprono, questi arrivano sulla Terra e mettete in pericolo pure gli esseri umani, e suona un po' brutta come cosa. Sia chiaro, ha senso che Optimus scelga un pianeta abitato per trovare rifugio, perché essendo i Transformers appunto robot in incognito si nasconderebbero in piena vista e quindi si mimetizzerebbero più facilmente. Su un pianeta deserto dici boh, ci sono solo loro, li becchi subito chiaramente, quindi ha senso, però c'è ovviamente questo rischio, tu metti in pericolo il pianeta su cui vai. Pertanto secondo me bisognerebbe trovare una motivazione narrativa per cui salti fuori che la Terra era, diciamo, a prescindere condannata a vedere i Deserticon arrivarci, e quindi semplicemente Optimus portando gli Autobot sulla Terra ha, seppur involontariamente, fornito una protezione preventiva al pianeta. E questa scappatoia narrativa potrebbe averla fornita Optimus stesso in Bumblebee, perché Optimus dichiara di aver scelto la Terra come base per la resistenza Autobot perché è un pianeta, a suo dire, molto ben nascosto, che come l'ho intesa io è l'unico pianeta abitato in una zona che per estesissima disabitata della galassia. Per intenderci, un po' come l'isola del Teschio in King Kong, nel senso che è in mezzo all'oceano Pacifico, che è vastissimo, non c'è terra per migliaia e migliaia di miglia, quindi è difficile da beccare, devi proprio riuscire a infilarti nella sua rotta, e quindi la Terra è una cosa simile, riuscire a trovarla è difficile. Il punto qual è?
i Transformers hanno milioni e milioni di anni, almeno di solito vengono dipinti così. Vuoi che nel corso degli anni, almeno che so, una decina di Transformers non abbiano scoperto la Terra e per un motivo o per l'altro ci abbiano, che so, buttato lì qualche manufatto? Questa cosa, se ci pensate bene, succede spessissimo nelle serie di Transformers. Si scopre che per qualche motivo tutti i principali manufatti di Cybertron sono, guarda caso, proprio sulla nostra Terra. Oppure, se non manufatti di Cybertron, comunque manufatti alieni particolari. Tutti noi ce li abbiamo. Perché? La risposta sarebbe molto semplice. Perché la Terra è un luogo talmente nascosto che paradossalmente finisce per essere il più frequentato, ovvero un alieno, un Transformer, in generale un alieno, lo trova, pensa che nessun altro lo trovi e quindi dice: boh, ci nascondo qui questa cosa. Poi, dopo anche migliaia di anni, un altro alieno fa la stessa scoperta, ignaro che qualcun altro l'ha già fatta, e dice: toh, ci nascondo pure io qui qualcosa, eccetera, eccetera. E questo si ricollega anche a quello che ho detto prima. Optimus ha scoperto la Terra e ha deciso di usarla come base degli Autobot. A sua insaputa, Shockwave a sua volta ha scoperto la Terra e ha deciso di usarla come base per il suo esperimento, ovvero trasformare dei Transformers in dinosauri meccanici, ispirandosi appunto alle forme di vita estinte su quel pianeta. E quindi semplicemente è solo questione di tempo prima che i Deserticon avvertano che qualcuno ha nascosto qualcosa sulla Terra e vengano lì a prendersela. E a quel punto partirebbe, ricomincerebbe la guerra tra Autobot e Deserticon sul nostro pianeta. Ma appunto non sarebbe colpa di Optimus, i Deserticon sarebbero arrivati da noi a prescindere. La questione ora è: ok, ma chi portiamo sulla Terra? Chi comporrebbe le due fazioni? Beh, risulterebbe abbastanza ovvio che dovremmo avere Megatron, o che era già sulla Terra come nel film del 2007, o più preferibilmente che arrivi sulla Terra di suo. Appunto, con il fatto che gli Autobot in Bumblebee non sono alla capitale, fai che Megatron ha preso possesso della capitale, a un certo punto riceve notizia che c'è qualcosa sulla Terra e si fionda lì con i suoi uomini più fidati, quindi Starscream e Soundwave e vari altri personaggi della G1. Poi si può proprio andare di fantasia come si vuole. Il lato più succoso, però, secondo me, da trattare in questo video è quali Autobot arriverebbero sulla Terra, perché ricordiamoci che Bumblebee finisce con Optimus che si congratula con Bumblebee per aver tenuto la Terra al sicuro, e poi lui alza gli occhi al cielo e vediamo sette belle palline di fuoco che stanno venendo verso la Terra, che dovrebbero essere appunto gusci di salvataggio contenenti degli Autobot. Ma chi potrebbero essere? Ora, avendoci presentato alcuni Autobot all'inizio di Bumblebee, risulta abbastanza ovvio che dovrebbero essere loro i primi ad arrivare sulla Terra, i primi che abbiamo visto, i primi ad arrivare, così li rincontriamo e li approfondiamo. Uno di loro però non ci sarà, perché come sappiamo purtroppo Cliffjumper ce l'hanno presentato e ce l'hanno accoppato subito. Povero Cliffjumper, è da un po' che non gliene va bene una, poverino. Comunque, ok, lui purtroppo non può arrivare. Chi restano? Gli Autobot che abbiamo visto appunto nel prologo di Bumblebee. Ratchet, RC, Wheeljack, Bran e Ironhide. Quest'ultimo si vedeva più dietro le quinte che altro, non si vedeva in primo piano come gli altri, qui un minimo di inquadratura era stata dedicata, però insomma si vedevano questi 5, oltre appunto a Cliffjumper, Optimus e Bumblebee. Sorge un problema: ho detto 5, sono 7 però i gusci di salvataggio. Gli altri due chi sono? Ha perfettamente senso perché Optimus dice ci sono altri Autobot nell'universo, quindi semplicemente nel corso del viaggio li hanno incrociati e sono andati verso la Terra. Ma appunto, chi potrebbero essere? Dovendo andare a fantasia, comunque, visto che non abbiamo nessun indizio, i nomi più ovvi che mi verrebbero da fare sono sicuramente Jazz, di cui qui potete vedere questa bella fan art che ho trovato su internet, anche se chi l'ha postata ha detto che era Ironhide, che non so se sia un gran simpaticone burlone o un completo deficiente. Comunque, Jazz, anche perché, rendiamoci conto, così avremo sulla Terra Optimus, Bumblebee, Ratchet, Ironhide, appunto Jazz, ovvero i primi 5 Autobot visti nel primo film del 2007, quindi sarebbe una bella citazione che si riuniscano. E l'altro chi potrebbe essere? Dovendo scegliere un Autobot adatto, credo che il nome più interessante, tolti appunto i Dinobot e quelli di terza generazione, della terza serie, perché appunto li vorrei in film a loro dedicati, credo che il nome migliore sarebbe Prowl, Autobot famoso perché si trasformava in un veicolo della polizia e che era conosciuto come il più fidato luogotenente di Optimus insieme a Jazz. Oltretutto, dove Jazz, lo avete visto comunque un minimo anche nel film del 2007, è un tizio che, beh, non è che sia un cretino, però comunque è molto fissato con la musica, con la cultura pop, quindi insomma sembra più un simpaticone.
Prowl è descritto invece come un tipo più logico, quindi insomma diciamo che sono i due luogotenenti più fidati di Optimus proprio perché sono due facce della stessa medaglia. E quindi sarebbe carino inserire un personaggio appunto come Prowl, sia perché è un personaggio storico, così almeno avremmo un'auto della polizia fra i buoni e non più solo fra i cattivi come Barricade nei film precedenti, e in più appunto ci potrebbe essere questa dinamica tra quello serio e quello un po' più scherzoso. Perché no? Non mi dispiacerebbe. Questa quindi sarebbe la squadra che a mio avviso dovrebbe comporre appunto il primo dei Transformers. E quanto sbavo all'idea che Charlie, la nostra cara Charlie, possa effettivamente incontrarli, abbracciare Bumblebee, conoscerli tutti, proprio solo al pensiero mi vengono i brividi. E tra l'altro a me piacerebbe un sacco che l'incontro tra Bumblebee e Charlie si svolga nello stesso modo in cui è avvenuto il loro addio, nel senso che, se vi ricordate, Bumblebee finisce con Charlie che lo abbraccia un'ultima volta e gli dice addio o arrivederci, Bumblebee. Ho rivisto la clip in inglese, lei dice goodbye, quindi non so quale connotazione gli abbiano dato in italiano. Sarebbe bello qui, tipo, che io mi immagino una cosa del tipo: si guardano un po' con gli occhioni lucidi, poi si abbracciano e lei gli fa ciao Bumblebee, con la stessa inquadratura con cui gli aveva detto addio, proprio feels a go-go, anche solo a pensarci. Tuttavia, c'è una cosa che mi sono chiesto. Bumblebee era ambientato negli anni 80. E noi siamo nel 2019, abbiamo almeno 30 anni di spazio. Quindi mi chiedo, dovremmo fare un film che si svolge pochi anni dopo Bumblebee? Magari che tra The Transformers e Bumblebee mettiamo lo stesso stacco temporale che c'è dall'uscita dei film, quindi se il film esce, che so, 4 anni dopo, cioè The Transformers è ambientato 4 anni dopo Bumblebee? Oppure facciamo un time skip più ampio in cui magari vediamo una Charlie ormai adulta e quindi interpretata da un'altra attrice? Ora, da un lato mi dispiacerebbe dire addio a Hayley Steinfeld, perché comunque lei ha dimostrato un grande entusiasmo nel fare il film, e quindi doverla recastare mi dispiacerebbe, oltre al fatto che è stata brava, comunque la vedi lì entusiasta e poi gli dici: ma guarda, no, non ci interessi più, vogliamo una più adulta. Un po' suonerebbe male. Però, secondo me, un bel time skip aprirebbe ad alcune cose interessanti. Numero 1. Se sono passati tanti anni, il rincontro con Bumblebee è ancora più emotivo, perché dici: non ci vediamo da 20 anni, come si riabbracciano. Poi appunto il rincontro sarebbe ancora più emotivo con tipo Charlie che magari chiama Bumblebee per nome, lui si gira, le si avvicina, la riconosce, a quel punto parte l'abbraccione. E in più farlo 20 anni dopo vorrebbe dire ambientarlo nel 2007, quindi citando il primo film e rendendo ormai manifesto che è un reboot, perché se è ambientato nello stesso anno non può che essere un'altra saga. E inoltre c'è anche un'altra cosettina che io ho pensato e che da fanboy mi farebbe impazzire. Se sono passati 20 anni vuol dire che Charlie è cresciuta, cioè ormai avrebbe 38 anni se questa mia idea del time skip funzionerebbe. Quindi sarebbe, oltre una che ha fatto, penso, carriera, mi verrebbe da dire, siccome è molto amica di un alieno e brava con le cose meccaniche, magari sono diventata ingegnere aerospaziale, comunque si è data una materia di ingegneria comunque, e chiaramente avrebbe anche messo su famiglia. Ma con chi? Con Memo? Per quanto lui mi stia simpatico, no, io preferisco pensare che siano usciti per un po', abbiano capito di non essere fatti l'uno per l'altro, si siano lasciati amichevolmente, magari ci sentono ancora ogni tanto, però insomma, non ha funzionato. Niente di tragico, niente tipo ci siamo lasciati ma ci amiamo ancora, no, semplicemente non ha funzionato. Può essere, in fondo, se vi ricordate bene, loro non iniziavano una vera e propria relazione alla fine del film, si capiva che avrebbero provato a uscire insieme, ma non abbiamo mai visto se avrebbero funzionato insieme o no. Quindi ci sta, si sono lasciati. Ora io dico: e se Charlie si fosse messa insieme ad un tizio che di cognome fa Witwicky e avessero avuto come figlio il piccolo Sam Witwicky, soprannominato Spike? Eh sì, ragazzi, perché se vi ricordate, l'umano amico dei Transformers nei cartoni non si chiamava Sam, ma Spike, il cognome era lo stesso, e conoscevamo il padre, Sparkplug Witwicky. Sparkplug non era il suo vero nome, era un soprannome, ma non si è mai capito quale fosse il vero nome. Però la madre non veniva mai mostrata, non so se l'hanno mai accennata, forse una volta, però insomma non abbiamo mai saputo niente di lei. E dato che effettivamente Spike aveva i capelli marroni, e l'abbiamo sempre detto che li avrebbe presi dal padre, ma perché non potrebbe averli presi appunto dalla madre? Non
sarebbe male, anche perché pensate che bello, l'amica di Bumblebee nei film dà alla luce lo storico amico dei Transformers nei cartoni. Sarebbe bellissimo. Oltretutto, se facessimo una cosa del tipo Transformers 1 è ambientato nel 2007 e poi c'è un ulteriore time skip con The Transformers 2 magari nel 2017, così per omaggiare Transformers 5 che era uscito appunto in quel periodo, quindi fai due film ambientati nel primo e ultimo anno di vita della saga precedente, potremmo poi vedere, perché io mi immagino tipo uno spike di 10-12 anni in The Transformers 1, che quindi non partecipi attivamente all'azione ma venga solo introdotto, e poi col time skip Spike che arriva quindi a 20-22 anni, a quel punto è più attivo nelle vicende dei Transformers, quindi avremmo il tempo che passa similmente a quello che hanno provato a fare con gli X-Men, ma qui con i personaggi che invecchiano, non come gli X-Men, che Xavier ha lo stesso aspetto da 30 anni. Tra l'altro mi è venuto in mente anche un possibile casting per la Charlie adulta e per l'eventuale Witwicky, cioè Sparkle Witwicky. Allora, Charlie l'ho immaginata così, con il volto di un'attrice che mi piace, che ha più o meno quell'età lì. Emily Blunt, che ovviamente dovrebbe ritornare bruna. Non ho mai capito se lei sia bionda e ogni tanto si tinga di bruno, o se sia una bruna che si tinge di biondo. Penso la seconda, ma non sono sicurissimo. Comunque, mi immagino Emily Blunt, e come eventuale Sparkle Witwicky mi immagino David Harbour, famoso per essere stato lo sceriffo di Stranger Things e adesso vestire i panni nel nuovo Hellboy, nel reboot, che come sapete mi entusiasma tantissimo. Comunque, a parte questo, secondo me, come fisicità per assomigliare a Sparkplug Witwicky, ci starebbe anche. Magari qui chiamiamolo per nome, non solo Sparkplug, anche perché in incarnazioni successive Sparkplug è un nome che è stato dato dai Transformers. Non sarebbe male utilizzarlo in quel modo lì, quindi effettivamente preferirei che gli si desse un nome. Riguardo a Memo, potremmo far rispuntare anche lui in versione adulta e che abbia messo a sua volta su famiglia, e chi potrebbe aver dato i natali dei personaggi storici dei Transformers. La prima opzione che mi viene in mente è Chip Chase, personaggio apparso appunto nella serie originale, che sì, non è nero, è caucasico, sti cazzi. Cioè, Chip Chase è famoso per essere il cervellone con gli occhiali e in sedia a rotelle. Se me lo fai bianco o nero me ne frega poco. Eviterei asiatico, perché lo stereotipo dell'asiatico cervellone ormai mi ha un po' rotto le balle, però quindi, se lo volessero fare nero non mi scandalizzerei, quindi perché no? Oppure, volendo fare una cosa un po' più macchinosa, tiriamo in ballo i Samdak, ovvero la famiglia che aiutava gli Autobot in Transformers Animated, che erano composta dall'anziano Isaac Samdak e dalla figlia Sari. Ora, Samdak c'ha tipo 70 anni in Transformers Animated, e infatti Sari si scopre andando avanti nella serie che non è propriamente una figlia tradizionale. E quindi mi chiedo, qui magari potremmo togliere tutto quel background complicato, che magari in un film non ci starebbe granché, risulterebbe di troppo, e fare una cosa del tipo che Isaac Samdak, che è il padre di Memo, che tanto non si è mai non viene detto il suo cognome, quindi può essere chiunque, e Memo ha avuto una figlia che è appunto Sari, e quindi da padre e figlio diventerebbero nonno e nipote, Isaac e Sari. Però perché no, potrebbe essere una variazione che a me non dispiacerebbe e appunto permetterebbe di ritirare fuori Nemo. In più Isaac e Sari sono di colore, quindi lì nessuno dovrebbe rompere le balle. Altro personaggio importante dei Transformers sarebbe Carly, e lì, beh, se vogliamo continuare col gioco delle parentele, tiriamo fuori il personaggio di John Cena. Ora, John Cena non è giovanissimo rispetto agli altri, quindi dici cos'è, dato che dovrebbe essere più o meno coetanea di Spike, dici minchia, ma quanti anni l'ha avuta? Si potrebbe fare, a mio avviso, che in realtà si scopre che tipo lui aveva un fratello molto più giovane e quello è il padre di Carly, quindi in realtà il personaggio di John Cena sarebbe lo zio di Carly, che effettivamente sarebbe anche una sorta di modo per distanziarsi da semplicemente genitore che abbiamo visto in Charlie e Nemo. Quindi, ricapitolando, perché comprensibilmente potreste esservi un po' persi, per me The Transformers dovrebbe vedere Optimus Prime, Bumblebee, Ratchet, RC, Wheeljack, Bran, Ironite, Jazz e Prowl, che si incontrano con Charlie, eventualmente cresciuta per via appunto del time skip, che ha dato i natali appunto a Samuel Spike Witwicky, e insieme appunto si alleerebbero per combattere i Decepticon, capitanati da Megatron, Starscream e Soundwave, più vari altri che si potrebbero aggiungere, e da loro manforte potremmo appunto incontrare Memo, che ha dato i natali a Sari Samdak,
e il personaggio di John Cena, che si scopre essere l'anziano zio di Carly. La trama verterebbe sostanzialmente sui Transformers che devono trovare un qualche manufatto che è stato nascosto appunto sulla Terra, e magari poi si potrebbe scoprire che ne esistono altri, e quindi insomma partirebbe una sorta di caccia al tesoro sulla Terra, i vari manufatti che nel corso della storia di Cybertron sono tutti finiti purtroppo proprio sul nostro pianeta. Dopo The Transformers 1 appunto avremo lo spin-off sui Dinobot, e in The Transformers 2 o 3, adesso dipende da come la si decide di registrare, anche i Dinobot con quegli Autobot arriverebbero sulla Terra e tutti insieme unirebbero le forze per fare finalmente il culo ai Decepticon. Ora, non ho bene l'idea dei dettagli, però per quel che mi riguarda un eventuale finale dovrebbe essere un po' amaro, con il fatto che effettivamente gli Autobot vincono ma Cybertron risulta ormai irreparabile, non si può più tornare indietro, e quindi gli Autobot devono restare sulla Terra. Poi io mi immagino anche proprio una cosa di tipo decimazione estrema, con il fatto che sulla Terra si conta che alla fine sono rimasti soltanto 200 Autobot, che sono tutto ciò che resta dei Transformers, perché i Decepticon, spopolando su Cybertron, hanno finito per distruggere chiunque non fosse d'accordo con loro, e poi venendo a loro volta distrutti, sconfitti dagli Autobot, a quel punto non resterebbero più altri Decepticon, se non appunto non resterebbero più Transformers, se non appunto quei pochi sulla Terra, che io immagino appunto sui 200, che può sembrare un gran bel numero, però ricordiamoci che su un intero pianeta in cui erano miliardi è veramente uno sputo. Ricordiamoci poi che ci sono specie sulla Terra che vengono considerate in pericolo di estinzione quando ne esistono tipo 500 esemplari, quindi molti più di quelli che ho pensato io. Bene, questo è tutto, direi. Sono gli spunti che mi sono venuti in mente appunto per proseguire una narrazione, per dare vita alla narrazione del reboot, in questo reboot dei Transformers. Vi starete chiedendo perché non ho fatto spin-off sui Decepticon? Beh, perché renderli protagonisti è un po' un casino. Dovresti tifare eventualmente per il cattivo, insomma, no. Poi io sono Team Autobot Forever, quindi se notate anche qui ho fantasticato più su chi potrebbero essere gli Autobot che compaiono rispetto ai Decepticon. Questo diciamo che è un po' il mio limite quando immagino storia di Transformers, mi concentro troppo sugli Autobot e poco sui Decepticon. Politica molto Marvel Studios effettivamente, sarà un caso che mi piacciono quei film, e effettivamente no. Quindi detto questo mio lunghissimo video, che dovrò vedere se dividerò o meno in due parti, voi ormai lo saprete, è finito. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, datemi suggerimenti, cosa vi piacerebbe vedere, e appunto noi ci vediamo ad un prossimo video. Non prima ovviamente di aver rivolto il solito saluto di ogni finale di ogni video dei Transformers. Ba whip grana, whip nini pon.